Ciao a tutti, sono Emanuele Bonaglia e benvenuti nel mio diario. Oggi volevo condividere con voi un altro tipo di incrocio dedicato alla mia serie di video Let's Learn Together. L'incrocio è quello tra due cordette, quindi il disegno è simile a una rete, quindi eseguiremo prima una diagonale e poi la successiva. Quindi dobbiamo sempre prendere un verso di lavorazione. Lavoriamo la prima diagonale in questo verso, poi la seconda, poi la terza e così via. Quindi abbiamo messo due coppie sul primo spillo e lavoriamo una cordetta. Mentre sul secondo spillo abbiamo messo quattro coppie e sul terzo spillo due coppie. Lavorando la cordetta fino al centro. Lavoriamo un pipiolino, come vi ho mostrato nel precedente video. Poi giriamo una volta le coppie in incrocio e poi facciamo il secondo pipiolino. Dopodiché andiamo avanti con la cordetta, quindi giro e incrocio, giro, incrocio, giro, incrocio. Vi faccio vedere il passaggio in particolare, quindi giro e incrocio. Fino ad arrivare poi al centro. Esaminiamo a questo punto l'incrocio e lavoriamo un punto tela tra le coppie centrali. Dopodiché mettiamo lo spillo, poi la coppia che avevo nella mano sinistra lavora la coppia a sinistra e la coppia che avevo nella mano destra lavora la coppia di destra. E poi si fa punto tela tra le coppie centrali. Tiriamo bene. Rivediamo il passaggio. Quindi faccio un punto tela tra le coppie centrali. E metto lo spillo, poi la coppia che avevo nella mano sinistra lavora un punto tela con la coppia sinistra e la coppia che avevo nella mano destra lavora un punto tela con la coppia di destra. E lavoriamo un punto tela tra le coppie centrali per chiudere l'incrocio. Tiriamo bene tutte le coppie e continuiamo con la cordetta che scende. Arrivati a metà facciamo il pipiolino . Giriamo una volta le coppie e le incrociamo . Lavoriamo il secondo pipiolino . Giriamo una volta le coppie e le incrociamo. Riprendiamo la diagonale da sopra. Quindi, innanzitutto prepariamo le cordette in diagonale. Quindi, facciamo i pipiolini e le lavoriamo. Thank you.
Ora analizziamo, vediamo in dettaglio il passaggio. Quindi facciamo un punto tela tra le coppie centrali. Poi un punto tela tra la coppia che ho nella mano sinistra e la coppia sinistra. E poi un punto tela tra la coppia che ho nella mano destra e la coppia di destra. Infine si chiude con un punto tela tra le coppie centrali. Si mette lo spillo in mezzo. E si tirano bene i fuselli. Continuiamo la cordetta, lavorando anche i pippiolini. Spero che questo video vi sia piaciuto, in tal caso iscrivetevi al canale, condividete il video e seguitemi su social network.